Bella signore qui, benvenuti al mio canale. Siamo qua in questo video incredibile qua. Sì, siamo qua proprio su un argomento di un videogioco che oggi, diciamo, faccio un favore a un collega. YouTube non è solamente la parte dove faccio i video per conto mio. No, ci sono anche le collaborazioni. E quindi non è che faccio i video e basta. No, quindi YouTube è anche questo. E oggi andiamo a parlare di Victory Road. Allora, Victory Road è un gioco che si sta sviluppando. È un gioco ufficialmente su Steam Greenlight. Steam Greenlight è una piattaforma su Steam che permette a me, a quel tizio, quella, di creare un gioco e metterlo su. E poi arriva la gente, lo commenta e dice: mi piace questo gioco, non mi piace questo gioco. Questo è Steam Greenlight, per quelli che non lo sanno. Questo gioco, come potete anche vedere ufficialmente dalle immagini, è un gioco come grafica, vedete che è nei pixel, quindi è elaborato, quindi si sta lavorando su un gioco, giochi del 90, del 2000, che ne so, quindi stiamo parlando veramente di quell'epoca, ecco. Ovviamente per persone di quei tempi, ovviamente quel gioco rimarrà sempre nel cuore. Per me, io ci ho anche giocato giochi del genere, magari mi piacerà. Quindi niente, quindi questo è un gioco che si sta ancora sviluppando. È un gioco dedicato alla battaglia come UFC 2, solamente che questo è Victory Road. E niente, magari sarà bello, magari sarà bello. E al di là di tutto, vedete qui dopo si farà dei vari crafting o cioè il gioco ancora non è uscito, questo è solamente un preview che sto facendo, non sappiamo ancora niente. Quando c'è la demo lo potremo provare e dirlo nel suo bianco. Allora, compresti questo gioco se fosse disponibile su Steam, perché non è su Steam, perché è su Steam Greenlight. Se vi piace mettete sì, mi farebbe molto piacere. Ovviamente io adesso non sono loggato dentro. E poi qua sotto ci sono i commenti, about the game, call futures e why make this game. Allora, innanzitutto volevo dire che creare giochi del genere, questo gioco è una minchia, è da due soldi. Allora, per quelli che non avete mai fatto videogiochi, fare videogiochi è la cosa più difficile nel mondo di informatica, perché fare un gioco del genere sembra facilissimo, due soldi, cioè fare una roba del genere è veramente difficile. E poi bisogna farla bene, senza bug, senza errori, è fatto bene. Quindi ragazzi, ogni gioco che viene messo su Steam va apprezzato. Poi ci sono le categorie, niente, sembra un gioco da provare, perché ci sono tanti giochi su Steam Greenlight che fanno proprio schifo, no? Perché io preferisco tutta la vita un gioco magari del genere, perché come prospettiva sembra ok, sembra insomma che vogliono fare un lavoro degno. E quindi io preferisco un gioco così, del genere, in pixel, piuttosto che un gioco in full HD con bug, con glitch, con crash del gioco, eccetera, no? Quindi fare piuttosto, raga, per tutti quelli che fate giochi, fare un gioco decente, ma anche se non è una grafica pazzesca, ma fate un gioco decente e non fate le merde che ci sono in giro su Greenlight, ecco. E niente, noi aspetteremo se arriva la demo, quando arriverà, data di rilascio 2017, gli sviluppatori stanno lavorando incredibilmente. E poi c'è qui ancora, potete leggere il brief description about the game ancora, vedete, c'è praticamente uguale, dovrebbe essere. Vi lascio anche tutto in descrizione. E niente, se sarà un capolavoro darò un commento io. Se invece vedrò che insomma non è quello che mi aspettavo, ovviamente non potrò dire un bel gioco se mi ha qualcuno chiesto, cioè io valuterò. Per adesso le prospettive mi piacciono veramente, perché comunque conosco tanti giochi di questo genere con pixel che fanno veramente, sono brutti, no? E vedremo, aspettiamo il rilascio della demo e niente. Adesso è tutto qui, ragazzi. Niente. Se il gioco vi interessa, vi prego di lasciare un mi piace nel link in descrizione. E noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Bella, ragazzi.